Sta per entrare nel vivo la prossima campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative. Tra i comuni al voto in Abruzzo, la data più chiacchierata, quella del 10 e 11 ottobre, anche Roseto degli Abruzzi. E proprio il comune costiero della provincia teramana è il suo primo candidato sindaco. Si tratta di Tommaso Ginoble, che dopo le esperienze come assessore regionale e parlamentare ha deciso di mettere tutta la sua esperienza politica acquisita al servizio dei suoi concittadini. Questo è il motivo principale di una persona che vede un po' annaspare la crescita della propria cittadina, della propria comunità e anche un po' di tutto il territorio provinciale, insomma, nei riguardi delle altre province abruzzesi. Quindi l'amore per questo, una passione che nonostante gli anni uno coltiva ancora, è la possibilità, come devo dire, di fare anche da facilitatore per il rasserenamento di un clima troppo conflittuale che non è buono per i lavori. Essere sindaco di Roseto, dice Ginoble, non sarà solo un ritorno a casa, ma una missione al servizio della città, che ha tutte le carte in regola per dettare il passo ed essere guida in provincia di Teramo e nella regione Abruzzo. Quello di guardare in maniera ampia, ma nello stesso tempo molto risolutiva nei riguardi dei problemi. E mi piacerebbe, insomma, che la mia candidatura venisse segnata da tre elementi poi che segneranno il futuro amministrativo: la velocità delle decisioni, la risoluzione degli stessi ed essere giusto nei riguardi dei bisogni di tutti i cittadini. Ha già iniziato a palpare quali sono le sensazioni del suo rientro nella cittadina di Roseto e quali potrebbero essere i propri alleati? Guardi, mi sembra che la sensazione è buona, è da pre-campagna elettorale, quindi insomma è difficile anche da definire completamente. Io voglio compagni di viaggio, ho scelto di fare una coalizione nel segno della cittadinanza senza i partiti, sono stanchi dei litigi. Non mi interessa da dove vengono i miei candidati, ma quello che vogliono fare con me se dovessimo assumere la guida di questa città per i prossimi 5 anni.